Oh. Salve. Partiamo con le rane. Che bel colpo, amico. Tieni d'occhio dove siamo localizzate noi rane. Vuoi sapere cosa significa sulla lavagna di Gorgo? Per tornare qui velocemente? Guarda bene, attento. Una X. Non so se è una X con il cosino sotto. E allora, il fatto è, scrivilo e ritornerai qui. Io farei una cosa per queste. Farei meglio scriverlo da qualche parte. Hai capito? Sì. Aspetta un attimo, posso farlo già adesso? Posso farlo già adesso. Dato che possiamo scriverlo, anche sull'acqua, e lui è qua, io farei così. Ho fatto magari un po', un po' meglio. Voglio anche andare nell'isolotto là, quello con... Quello che avevano detto che c'era la roba là in mezzo alle tre isole. Allora, facciamo quel simbolo lì così. Così è in mappa. Io me ne vado, se vedi le mie amichette salutamele. Va bene, dobbiamo trovare anche dove sono, più che altro. Ma rimane il segno della rana? Vabbè, fa lo stesso, abbiamo il suo simbolo adesso. Ok. Ok, raga, ho trovato, penso, un posto strano. Sono uscito dalla grotta, ieri di bordo 3, l'isola falata era solo una delle tante isole passate fra la nebbia. Le visiterò tutte, il sogno della mia vita. Ma noi questo non l'abbiamo fatto, sì che l'abbiamo fatto. Cioè, questo era il posto dove eravamo usciti dall'isola Molida. Che qua si tornava indietro. E non avevo visto quel pezzo. Cioè, non avevo visto che c'era un coso qua a sinistra. Ah, va bene. Magari non c'era niente di importante, però. Butta via. Quell'isola. È quella che non è segnata lì in mappa. Cioè, quella dove stavo per andare. Quell'isola non è indicata nelle mappe e sembra che possiamo attraccarci. Ti ho aggiunto l'isola alla carta nautica. E infatti era dove volevo andare, no? Però pensavo in realtà che ci fosse qualcosa da. Come posso dire? Da pescare. Da agganciare. Invece no, c'è cioè proprio un isolotto. Ok. Andiamo giusto a vedere cos'è. Insomma, una cappatina. Anche perché poi mi avete anche detto, dopo di questo dungeon vai a fare un po' di cose secondarie, roba del genere. Non so se per il. Me l'avete detto per disperazione. Nel senso che. Sì, non riesco neanche a fare il. Dai. Cioè, c'è un problema che. Ogni tanto non ti prende il. Ogni tanto non ti prende. Cioè, ti confondi i comandi tra la rotolata, quando devi rotolare per dire, e il fendente, questo qua, che non è un fendente, il tornado lì, l'attacco rotante. Perché se lo fai mentre corri, te ne fa uno, mentre non ti fa l'altro alcune volte. C'è un casino. È un mix di comandi che boh. Va bene, gemma del coraggio. Che isola è questa? Sembra che possa andare di là, ma non ora. Per me quei cosi lì sono tipo dei. Come il rampino, tiri il rampino. Come c'era il fuoco? Ah no. Tipo il rampino, no? Tiri il rampino e poi magari ti ci aggrappi sopra. Allora, o tiri proprio il rampino e ti porta verso di lì, come potrebbe essere quello di Skyward Sword o Twilight Princess, eccetera. O è quel rampino lì, o è tipo un rampino a mo' di corda che poi ci cammini sopra. 10 gemme degli spiriti daranno grande potere ad uno spirito. 20 gemme degli spiriti daranno ad uno spirito il suo massimo potere. 20 gemme del potere. Cosa vuol dire? Equipaggio degli spiriti che sono stati potenziati per sfruttare le loro abilità. Apri lo schermo dell'inventario e tocca un'icona spirito per equipaggiarlo. Se tocchi lo stesso spirito lo deselezionerai. Non puoi utilizzare il potere di uno spirito se non è stato equipaggiato, ricordalo. Questo? Che cacchio devo toccare? Cosa tocco? Devo ancora dare la lettera a Jolene. Cosa devo toccare, raga? Non ho capito. Spirito? Spirito questo? No? Cioè, devo potenziare quegli spiriti lì? Con altri 10 spiriti?
L'Anulf, sono il servo delle dee, degli spiriti che risiedono in questa fonte. Attendevo il tuo arrivo. È una fata radiosa? Gli spiriti che viaggiano con te non hanno ancora recuperato le loro forze. Per ripristinare il loro potere trova le gemme degli spiriti, sparse ovunque. Devi portarle qui, le gemme del potere sono per lo spirito del potere. Quello della saggezza per la saggezza e il coraggio per il coraggio. Ma sono quelle gocce? Raccogli gli spiriti e ripristineranno il loro vero potere. Solo allora ti saranno di aiuto nella tua avventura. No. Passa la protezione divina degli spiriti a essere con te ovunque. Ma aspetta. Sono queste, no? Gemma del coraggio per lo spirito del coraggio. Ok, ho capito. Gemma del potere per lo spirito del potere. E devo averne 10 o 20? Cioè, 20, penso. Ne ho lasciata qualcuna? Cioè, sono più. Ce ne sono extra o sono contate? Sono contate, potrebbe essere un problema. A parte che, tipo, adesso voglio anche tornare nel dungeon, l'ultimo che abbiamo fatto, praticamente. Per recuperare quello scrigno che ho dimenticato. Perché non lo voglio lasciare là. E là a destra possiamo andarci, ma non possiamo andarci adesso. Mi sa che mi serve il rampino per l'appunto. Voglio tornare in quel dungeon che avevamo fatto, che non mi ricordo neanche qual era. Però era sopra, credo. E basta. Allora, qua abbiamo fatto. Qua abbiamo fatto, possiamo andare sopra. Aspetta, 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 signora Rana. Signor Giovanni, venga qua. Vieni, vieni. Del colpo, amico, tieni d'occhio dove sono localizzate le rane. Vuoi sapere cosa disegnare? Guarda bene. Ma che è un gioco questo? Cioè, sì, in realtà sì, però nel senso. Scrivilo e torna qua. Scriviamolo. A parte che adesso voglio anche cancellare un attimo l'isola qua che l'abbiamo trovata. Non pensavo neanche che fosse un'isola. Allora, questo è un. Ma non è tipo il simbolo della Disney? Una roba del genere? Ci assomiglia, però. Cioè, la Disney è un po' più AD, però vabbè. Prendi di scriverla da qualche parte, hai capito? Sì. Me ne vado. Ok, quindi abbiamo trovato anche lui. Dovrebbero essere 6? Hanno detto che erano 6. Ma levati te, che cacchio vuoi? Dovrebbero essere 6. Se ce ne sono due qua vuol dire che qualcuno o non ce l'ha. O sono comunque divise in modo strano. Oh, rana, 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 rana. Rana, 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 rana. Piatela. Piatela. Yes. Dove che sono? Ok. Bel colpo, tieni d'occhio le localizzate. Vuoi sapere dove sono disegnate? Cioè, dove sono disegnate? Sì, va bene, vai. N. Quasi una N. Dove cacchio sei? Qua. Buono. Aspetta. No, non è una N così. È una N diversa. Potrei confondermi un attimo con quella bellissima sirena che ho fatto lì di fianco, eh. Con calma. Devo disegnare bene. Ok. Siamo a 3. Ce ne potrebbe essere un'altra qua? Sì. Non lo so. Comunque stavo andando un attimo lì sull'isola Bannan. Dovrei aver già visto tutta questa zona. E poi torniamo un attimo indietro perché voglio andare nel dungeon. Allora, come mi avete confermato anche voi, teoricamente c'è il passaggio così. Tutto per una rupia da 100? Sì, io speravo che ci fosse tipo qualcosa del calibro di una gemma lì, dai, di quelle cose lì. Vabbè, o almeno me lo sono tolto, per carità, però. Allora, facciamo una cosa. Vuoi salire a bordo? Sì. Ho 1500. E aspetta un attimo. Ma lui non aveva un portacuore? Non aveva un portacuore da 1500? Questa quanto me la vendi? 500 rupie. Cosa bella. Questa stai cercando per. Questa cos'è? Ha un pezzo del battello, 150 rupie. No, ma cacchio. Portabombe, 1000 rupie. Allora, io ho trovato anche volendo una faretra. Che
dalla tipa lì al nostro, credo, alla nostra isola, che mi vende la feretra 1000. Penso sia un'espansione della feretra. Adi. Lo prendiamo, sì, dai. Non so se... In realtà non mi serve, però... Sperando non sia l'espansione. Che pollo, posso servirti in qualcosa? Io ti affondo la nave, non ti preoccupare. La roba della nave non mi interessa per adesso. Mi interesserebbe questa cosa azzurra. Però per ora gliela lascio. Io raga non so perché mi ricordo... Ah, tessera fedeltà. Più compri, più punti accumuli, più sarai felice. Siamo viziare i clienti, ok? Me la ricordo. Hai accumulato 50 punti. Efficientemente la carta d'oro. Possedere la carta d'oro ha diritto al 20% di sconto sulla merce. Ma cacchio, saperlo prima, la compravo dopo quella. Aspira la carta di platino. E adesso quanto me lo fai pagare quello? Vabbè, 20% di... Gli acquisti di oggi valgono 5 volte tanto. 400 rupie, sì, il 20% sono 100 rupie. Sì, dai. Mi ha convinto con niente, va bene. Cioè, io sono quello che se entro in un negozio mi svaligiano. Va bene, potevo comprare anche la pala già che c'eravamo. 70-100 punti per la carta di platino. E quindi avere maggiori sconti. Va bene, Terry, dai. Sei un infame come al solito. Allora, prima di andare avanti... Dato che per l'appunto andiamo a destra adesso, proviamo. Proviamo ad andare così. Tanto allora ho fatto tutte le isole qua. Queste le ho esplorate tutte, quelle sopra nord le ho esplorate tutte. Sud-occidentale andiamo a est. Andiamo a est e vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Che tanto di là non possiamo fare più niente. E l'unica cosa che mi rimane da vedere... Mo' mi rompe le palle anche la tizia, vabbè, fa lo stesso. Se sconfiggete la tizia vi dà delle rupie, Lineback. Cioè, tipo, ormai questa è la quarta volta che l'affronto. La prima volta mi ha dato una rupia o 5 rupie che erano. La seconda te ne dà 20. La terza me ne ha date 100. Ho detto, butta via. 200 rupie! Raga, io quasi quasi continuerei a farle. No, cioè, 200 rupie... Mi ha dato una grande rupia rossa. Quindi volendo c'è... No, non credo. No, la blu non c'entra. Anche perché non è che sono 500. Sarebbero 50 al massimo. No, cacchio. Tanta roba. Io penso che arriveremo anche a prendere un portacuore. Così. Va bene. Allora andiamo qua. Isola Goron. Ok. E io vi ricordo che su Wind Waker c'era un Goron. Che era il Goron viaggiatore, quello che scambiava gli oggetti. Che però adesso che ci penso, aspetta, era uno o erano più Goron? No, era uno che ti diceva portalo a quell'altro. No, erano più Goron. Che per appunto ti diceva portalo a quest'altro. Cioè, era lo scambio tra Goron e Goron, giusto? Non tra Goron e altri, non mi ricordo. Wow. Che succede? Perfetto. Dove siamo? La tromba marina era veramente portentosa. Ehi, si è bagnato il motore, siamo bloccati. Che culo! Ti sembra che ci sia qualcosa di strano? No, tipo il cielo che si è oscurato tutto così d'un tratto, no? Cos'è quella cosa disgustosa? Una riscia? Ci vuole proprio. Questa è la giornata peggiore che abbiamo mai avuto. Ma ci sono gli scontri da Terry. Dobbiamo affrontarlo, l'Anulf. Non so come possiamo fare per abbatterlo, ma. Sì, spara. Spara più che puoi. Continua a far fuoco, ce la faremo senz'altro. È l'unica cosa che posso fare. Mi occupo del motore e tu pensa a far fuoco. Adi, raga. Quelli sicuramente dobbiamo colpire gli occhi, eh. Forse posso anche cosarli. Non posso fare niente. Cioè, una cosa che mi dà fastidio, che purtroppo sono i combattimenti marini. Niente, vabbè. A parte che ho quattro cuori. Io non volevo dire niente, ma abbiamo quattro cuori in nave. E poi non puoi muoverti. Cioè, qua lo cosano con il motore spento e tutto, no? Cioè, lo giustificano così. E
Il problema è che in generale, anche durante i combattimenti, io ho trovato delle navi che sono un po' più resistenti delle altre. Guarda qua dove mi fa ripartire questo maledetto. Che nervoso. Cioè, i combattimenti non puoi farli. Perché la nave non puoi spostarla. Non puoi schivare la roba. Cioè, se ingaggi un combattimento, lui segue comunque la rotta. Ma che cacchio? E cioè, devi rifarla ogni volta, ma. Cioè, anche no. Allora. Sicuramente dobbiamo. Quando mi carica così, come faccio? Non posso neanche saltare. Sicuramente devo colpire gli occhi. Ok, fuori questi. Via. Ah, mi recupera i cuori. Ah. Understand. Quindi colpendo quei robili lì mi recupera un po' di cuori, almeno quello. Ok. Buono. Non so se devo fare diventare tutti gli occhi rossi. Ma ha colpito, no? Non so se mi ha colpito. Colpiscigli quel cacchio di occhio. Ok. Ne ha tre rossi. Piano. Cioè, tre rossi da una parte. Vai. Come on. Non vorrei chiuderglieli perché non so se funziona per l'appunto. Uno io l'ho chiuso. Ok, aspetta. Boh. No, io li sto chiudendo, io li sto chiudendo. Sta funzionando come tipo l'Octorok che c'era su Wind Waker. E Giga Octopus lì. Vabbè, mi lancia bambini. È morto, è morto, è morto, è morto. Ok, era più semplice del previsto. Le palline gialle mi droppavano i cuori. No, anche perché per l'appunto, raga, abbiamo quattro cuori. Cioè, un conto se tipo mi facessero upgradare anche la nave. Ma non solo in fattore estetico, eh. Io dico proprio anche in potenza e vita. Velocità, magari. Come hai fatto? Sei riuscito ad abbatterlo, Arnulf? Ehi, il motore si è asciugato nel frattempo. Ma guarda un po', porca di quella vacca. Mortacci tua. Ne andiamo avanti. Vada solo, vada solo. Comunque, adesso voglio vedere se per l'appunto. La nave si può potenziare perché sarebbe bella come cosa. Una delle poche cose belle che stanno cercando di fare perché davvero qua è un disastro. Cioè, per ora. Mamma mia. Continuo a trovare difetti. Guarda la mappa. Non ci sono case. Chissà se c'è del. Chissà se c'è il metallo puro qui. Siamo dei Goron. Che schiappa. Posti come questo c'erano sempre dei tesori nascosti. Bene, dunque, si suppone che tu abbia buon fiuto. Usalo. Capiremo presto se si tratta veramente di metallo puro. Comunque sarà mio. Sto pensando a Oshus. Volevo dire all'offerta del Remar. Alla sua offerta. Che ne dici, Lanulf? Tu cosa gli domanderesti? Perché hanno fatto Phantom Hourglass? Perché l'hanno fatto così? Un tesoro. Gli chiederesti di realizzare tre desideri? Lineback. Non hai capito niente di Lanulf. Lui fa. Ah no, un tesoro, gli chiedereste tre desideri. Lui fa questo per Dazzel, per il Remar e per riportare la pace nei mari. Sei un tipo veramente ammirevole, Lanulf. Wow, quello era veramente fuori dalla mia portata. Accidenti, vai. Sparisci dalla mia vista e prendi il metallo puro. Non si capisce mai chi parla, ma va bene, fa lo stesso. Lineback deve aver mangiato qualcosa di strano. Ad ogni modo, andiamo a cercare quel metallo puro. Andiamo a cercare quel metallo puro, dai. Da chi mi mandi la lettera te adesso? Lettera da parte di Terry. Andiamo bene. Avviso carta d'argento. Aspettabile clientela, vi ringrazio per la vostra fedeltà negli acquisti. Avete accumulato 20 punti sulla vostra carta fedeltà. Pertanto vi comunico con immenso piacere che siete ora diventati soci con la carta d'argento. In forma di umile ringraziamento vi offriamo inoltre un biglietto omaggio. Ricordate che può essere usato in qualsiasi filiale. Grazie. Fine della storia che vi ho dovuto messare in un centro niente e effettua solo consegne. Biglietto omaggio cosa vuol dire? Che mi regala roba a caso? A parte che non ci sono case, là c'è una tenda. A parte quello. Ciao amico? Forestiere, hai messo i piedi sull'isola Goron. Dici chi sei? Noi Goron abbiamo il cuore di roccia. Non giochiamo con chi non conosciamo. Vorrei tipo dire chi se ne frega, ma mi limito. Biglietto omaggio è uno sconto o è proprio un regalo? Oh cacchio raga, quelle sono le bombe di Ocarina of Time.
loro. Radiomine. Queste sono quelle che partono e vanno dritte, tipo... Madonna. Ma davvero? Ma aspetta, c'erano solo in Ocarina of Time? Che non mi ricordo più. In Twilight Princess, raga, che bombe c'erano? Perché io mi ricordo le bombe a pesce, quelle che erano per andare sott'acqua, le bombe quelle normali, classiche, e ce n'era un'altra che però non mi ricordo qual era. Fare 3.000 rupie, ecco, anche questa c'è anche sull'altra isola. Quindi non vendono sempre cose diverse. 150 per tutti i cuori. Ripristinatamente 8 cuori. Sempre 150 però. Però questa mi aveva salvato, mi pare. Io prenderei questa. Questa mi aveva salvato quella volta che ero morto e mi ha riportato praticamente in vita. Per adesso basta. Radiomine sono interessanti, eh. Anche se mi piacerebbe anche poi sapere come funzionano, nel senso... Come faccio a attivarle? Ma ci penseremo. E allora vedo che là si va in giro, ma io voglio andare qua. Mi sembra tipo una casa, sì. Che strano, di solito in quest'isola non vengono forestieri. Hai messo piede in una casa Goron, sono scavate nella roccia. Sono troppo belle, in estate sono fresche e in inverno sono calde. Che forza. E basta. Grazie amico, grazie per la spiegazione. Non penso di voler comprare casa qui comunque. Gentilissimo, eh. Me la stava vendendo quasi. Mi sento parlare della bottega, finalmente ne abbiamo uno anche qui. Se perdi lo scudo, puoi comprarne un altro là. Come faccio a perdere lo scudo? Posso perdere lo scudo? È un problema. A parte che scudo ho. Ah, uno scudo a caso. Non è quello bello. Allora, qua non so cosa c'è. Qualcosa per recuperare. Noi dobbiamo andare là, ma vedo che mi sa che c'è un cancello dalla mappa. Quindi non è che sia delle migliori cose. Questa è un'altra casa. Voi mangiate sassi, vero? Mi ricordo. A uno di voi ho offerto una costoletta lì, una braciola. Non ti conosco, ma mi sento a mio agio a parlare con te. Che strano. Ti rivelerò qualcosa riguardo al nostro anziano. Ama i quiz e gli indovinelli. Le sue sono domande dettagliate sulla vita condotta sull'isola. Non penso di voler comunque tornare qua a vivere. Grazie comunque. Ripeto. Penso di rifiutare l'offerta. Allora, qua sopra, se non sbaglio, ho visto uno scrigno. No, lì scendo. Oh, ho sentito un ciuciù. Guardala che nave, che bellezza impotente. Sì, grazie. L'ho messa a posto. Il tempo non ha più alcun riguardo. Il tempo non ha più alcun senso quando la guardo. Se solo fosse mia. Mi sembra tipo Benigni, quando dice il tempo lo misuro con te e senza di te. Lui è uguale, il tempo lo misuro con la nave e senza la nave. L'avevi già sentito da qualche altra parte? Non mi fido di te, forestiero. Qua comunque non penso che stiano troppo bene, vabbè, ma i Gorn in generale, che cacchio ci aspettiamo? Mi sembri nuovo di qua, sei venuto con il tuo battello, mio padre non fa che pensare alle navi, se qualcuno potesse farlo cambiare. Ma perché? Ma ha una passione, poverino. No, non può pensare alle navi, mio babbo. Perché non vuoi che pensi? Perché no? Mio babbo voleva come figlio una nave. Cosa? Lì c'è un coso, eh. Se viene aiuto lancia un urlo. Oh no. Ehi! Mi ha sentito? Vuoi attraversare qui, forestiero? Tirerò fuori il ponte per te. Carino, grazie. Vado da un'altra parte. Ti preoccupare, arrivo subito. Volevo giusto vedere sta zona che mi sa che c'era un ciuciù e infatti. Lì c'è da scavare. Non so chi tu sia, forestiero, ma sono felice di vederti. Sono degli strani esseri su questo pendio. Non ti posso parlare con quei mostri dei dintorni. Mazza, o addirittura non puoi parlarmi? Va bene. Tieni i tuoi segreti. Cos'è sta roba? Come li ammazzo? Dovrei scavare o qualcosa. Aspetta, dopo vado a vedere.
O c'è da scavare per salire lì? Hai mai sentito parlare di caldarocce? Sono squisite, sono tipo le cardarroste. Noi Goron le mangiamo per diventare grandi e forti, tipo le castagne. Le castagne dei Goron di roccia? Va bene. No, non ho mai sentito parlare. Non penso che le vendino qua da qualche parte. Voglio vedere se c'è da scavare qua. Non sembra. Come faccio a passarla sopra io? Vabbè, andiamo avanti. Grazie comunque, amico. Andiamo avanti, andiamo a vedere qualcos'altro. Se c'è qualcosa da fare. Sicuramente là sopra c'è qualcosa da fare. Là c'è anche tipo un ponte, cos'è? Conosci il segreto di Goron Forestiero? Non dovrei parlartene, però quella che noi chiamiamo l'Ambra Goron in realtà è... No, non posso proprio dirtelo, dopotutto sei un forestiero. Perché cacchio me l'hai detto allora? L'Ambra Goron? Cosa c'ha? Cos'è? Io vi rubo i soldi. Penso che sia quell'oggetto che abbiamo preso, che abbiamo spaccato per le frecce. Oppure è un altro tipo di oggetto. Questo mi sa che non mi fa passare. Gli metto le mani addosso. Andiamo qua. Te mi sembri imponente. Se entrate nella casa del Goron anziano, il capo della nostra orgogliosa tribù. Ah, ok, non è quella là. Sono il suo figlio, Gongoron. E non mi piace molto parlare con i forestieri. Hai già detto troppo. Sono grande Goron, anziano di quest'isola. E così quello che cerchi è il metallo puro, forestiero. Quello è un importante simbolo Goron, non ne parlerò più ad un forestiero. Devi prima diventare un membro della nostra tribù se vuoi imparare di più. Comincia facendoti conoscere da tutti i Goron, poi ti parlerò di nuovo. Cosa vuol dire farmi conoscere da tutti i Goron? Mi sa che devo parlare con quello là. Cioè, a parte con lui qua. Scheggia di forestiero, vieni qua. Solo i membri della tribù Goron possono passare. Ok. Allora, io ho parlato con tutti. L'unico che mi rimane è quello là dai ciuciù. Il problema è, non mi vuole parlare. Ah, tu? Puoi attraversare quando vuoi, stai tranquillo, non ti farò pagare il pedaggio. Non lo so, ci mancherebbe, ti butti in acqua. Devo salire lì sopra. Perché ho parlato qua con tutti. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente da far qua. Ah, ma ecco perché mi ha dato le frecce, fermi. Ecco perché mi ha dato le frecce. Grazie, mi sento sollevato ora che i mostri sono spariti. Sono un forestiero di cui ci si può fidare. Tieni una cosina per ringraziarti. va bene, grazie. Vorrei. Allora, una cosa che voglio fare è vedere quante sono. Voglio cercare quante sono. Per il semplice fatto che una volta che le ho prese tutte, andiamo a prenderle. Cioè, andiamo a raccattarle su. In modo che poi ce le togliamo e non ci pensiamo più. Cioè, senza stare lì ad arrivare praticamente a fine gioco e chiedersi: ma le avrò prese tutte? Che poi in teoria. Se faccio in questo modo che parlo con tutti e tutto, bene o male lo faccio, cioè le trovo tutte, però non si sa mai. Devo conoscere proprio tutti i Goron, forestiero? Sembra di no, immagino che tu non voglia far parte della nostra. Ma chi mi manca? Mi manca un disgraziato da qualche parte? Ah, forse lui, sicuramente non posso dirti che la casa della nostra anziana si trova lassù. Ormai mi ha imparato. Ah, mancava solo questo qua davanti a casa? Ah! Come cacchio hai fatto a non parlarci, boh, vabbè. Andiamo.